trova ancora le poste libere, eventualmente qualcuno può avvicinarsi. Va bene, allora iniziamo perché già dalle ore 21 siamo arrivati alle 21:25, l'emozione si tradisce. Parlavo con i candidati, diceva sai l'emozione tradisce tutti parlare davanti a tante persone. E allora faccio un po' gli onori di casa, perché io sono candidato, faccio gli onori di casa come socio della società operaia. Vorrei ringraziare il presidente e tutto il direttivo per la gentile concessione dei locali questa sera, per la presentazione della nostra lista Noi per Palazzolo con il candidato sindaco il dottore Carlo Scibetta. Voglio aprire anche e voglio fare i complimenti al presidente che è scappato via, che poco una settimana fa ci sono state le elezioni dentro la società ed è stato rieletto con tutto il direttivo con il 70% dei voti dei soci iscritti nella società, e questo sia di buon auspicio per il nostro gruppo, perché questa sede ci ha portato sempre fortuna. 10 anni fa abbiamo aperto qua in questa sede la presentazione della lista, 5 anni fa pure, e questo gruppo che si trova sempre compatto qua, quest'anno abbiamo anche questa sera la presentazione, facciamo la presentazione ufficiale di tutti i candidati del candidato sindaco. Stringiamo così, non ci dilunghiamo troppo, e voglio lasciare la parola all'avvocato Domenico Nigro, candidato alla provincia nelle fila del UDC. Buonasera a tutti, porgo il saluto a ciascuno di voi. Il mio intervento avverrà così in triplice veste, da sindaco uscente, da candidato alle provinciali, ma anche da convinto sostenitore di questa lista. Anzitutto da sindaco mi preme ringraziare tutti i cittadini per l'onore datomi in questi anni di essere sindaco di questa città, eletto nel 98 e rieletto nel 2003. È stata, dico sempre, una bellissima avventura umana per me, quindi ringrazio i cittadini, ma ringrazio anche i consiglieri, i candidati consiglieri, gli assessori, i funzionari, i dirigenti, tutte le persone che mi hanno dato una mano e un sostegno in questi lunghi anni. Sono passati 10 anni, spesso penso a questo e non riesco a spiegarmi come sia passato velocemente il tempo. Come ogni vicenda che giunge a conclusione, è giusto che ciascuno guardi indietro e faccia un bilancio. Non starò qui a ricordare tutte le opere pubbliche realizzate nel corso di questi anni, dico solo una cifra: siamo riusciti ad appaltare più di 50 milioni di euro, quasi 60 milioni di euro per opere pubbliche essenziali per questa città, reti idriche, fognature, eccetera, eccetera. Abbiamo conseguito risultati e credo brillanti e importanti per la nostra città, come la dichiarazione UNESCO, e consentitemi di dire con grandissimo orgoglio e senza timore di essere smentito, con una conduzione etica e morale della politica che per me è estremamente importante. Ci sono battaglie che sono andate in conto, ci sono battaglie ancora da condurre. Più che parlare delle cose fatte e realizzate, ricordo che il 99%, quasi il 100% delle opere pubbliche progettate e finanziate è stato realizzato, e quindi è molto importante, senza nessun genere, senza alcun tipo di problemi di nessuna natura, e questo è per me particolarmente importante. Ma voglio anche ricordare che la battaglia che più mi stava a cuore, quella del territorio, è una battaglia, come dire, in questo momento accantonata, ma che è giusto ricordare, perché non ci sono realtà comunali, ed è una battaglia che affido al candidato sindaco e a tutti i consiglieri: non ci sono città che hanno futuro se non c'è territorio. Lo spazio vitale è essenziale. Per quanto riguarda poi la nuova avventura personale che mi vede come candidato a consigliere provinciale, ci sono molteplici le ragioni politiche e personali che mi spingono a candidarmi come consigliere provinciale, ma ce n'è una che prevale su tutte le altre, come dire, la voglia, la volontà, il piacere, l'orgoglio di rappresentare questa città a livello provinciale.
chi dà uno sguardo anche superficiale alla legge 9 dell'86, la legge regionale 9 dell'86, istitutiva delle province regionali, chi guarda gli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, capisce le grandissime potenzialità, le grandissime ricadute che ci possono essere per una collettività se si crea una sinergia tra consiglio provinciale e amministrazione provinciale. Ci sono tutta una serie di battaglie che ci attendono. Prima fra tutti lo voglio dire, la creazione del macello comprensoriale può essere la chiave di volta per l'agricoltura in questa realtà. Ciascuno di noi non può dimenticare che la fonte vitale per secoli Campalazzolo è stata l'agricoltura e segnatamente la zootecnia. Molti di noi, io per primo, ho origini, i miei genitori, i miei nonni erano contadini, erano mastrali, quindi ciascuno di noi viene da ciò e questo è una parte del futuro di Palazzolo. Basta mettersi di fronte al problema delle carni per capire che può essere, non è solo il passato di Palazzolo, ma anche il futuro, l'agricoltura e segnatamente la zootecnia. È una battaglia a cui siamo vicini, io mi impegno, l'ho già detto al Presidente Bono che il Presidente è uno dei due candidati alla presenza, mi impegno nel breve volgere di qualche mese all'appalto di quest'opera che è di fondamentale importanza. Ci attendono battaglie che riguardano la viabilità. Dico, è vergognoso vedere com'è ridotta quella predella che collega Palabbia con San Giacomo e quindi una via di collegamento essenziale verso Modica e Ragusa. È vergognoso constatare che dopo 15 anni c'è ancora una strettoia che collega verso Palabbia. C'è una battaglia importante che Giarratana, Contadacovi, Palazzolo, significa collegamenti rapidi. Non c'è sviluppo economico se non c'è viabilità, se non ci sono infrastrutture. Questa è una battaglia che possiamo fare e dobbiamo fare. Tra l'altro si apre una pagina nuova che è quella dei fondi comunitari 2007-2016, come è stato per il passato, Palazzolo ci deve essere, vogliamo esserci. Non vi voglio deviare con tutto quello che vogliamo fare, ma se in 10 anni siamo riusciti e sono riuscito, e ringrazio tutti per l'impegno, perché ovviamente 60 miliardi non li ho realizzati da solo, ma grazie al contributo di tanti, dall'assessore Pannuzzo, al dottore Scimbetta, all'ufficio tecnico, anzi quando io ringraziavo all'inizio, ringrazio tutti i dipendenti e i funzionari del Comune di Palazzo della Rete che ci hanno dato anche un supporto e una grande spinta. Quindi ci sono tante battaglie che voglio contribuire a realizzare. Infine io intervengo e chiudo, come dire, da fans, da supporter, da ultra della lista Noi per Palazzolo. C'è una condivisione totale da parte mia verso questa lista. Per quanto riguarda il sindaco voglio dire poche cose, ma con estrema chiarezza. Da 10 anni faccio politica attiva, sono sindaco, ho ricoperto altri incarichi, presidente dell'Unione dei Comuni, presidente di un ente di formazione, ho conosciuto tantissima gente. Mi rendo conto, ve lo posso assicurare, che non è facile trovare persone oneste e competenti. Spesso i due termini sono disgiunti, molto spesso non c'è né la competenza né l'onestà. Noi abbiamo la possibilità a Palazzolo di eleggere una persona di assoluta eccellenza, che è Carlo Cipetta, al quale fa tutto il mio ringraziamento per il supporto, l'aiuto datemi in questi anni, anche in termini, come dire, di simpatia, di capacità di allacciare rapporti umani corretti. Quindi sicuramente un sindaco non vi farà mai vergognare, di cui i consiglieri possono essere orgogliosi. Ripeto, non è facile trovare persone oneste e competenti. Io sono veramente orgoglioso di avere avuto lui come assessore prima e come sindaco dopo. Tra l'altro ci sono materie tipo tutto quello che riguarda i rifiuti urbani, di cui è un'autorità in provincia per essersene costantemente occupato. Quindi Palazzolo non può scegliere di meglio. E una parola la voglio dire pure sulla lista. A me viene subito, quando penso a questa lista e ai vari nominativi, un'espressione, una lista simpatica, in cui veramente c'è il giusto equilibrio tra persone giovani e persone più mature. Ci sono grandi professionalità, piccole e grandi, e soprattutto mi pare che ci sia in tutte le persone, come dire, l'orgoglio di essere parte attiva, di essere cittadini militanti, di impegnarsi per la propria città. E devo dire, in qualche modo sono molto orgoglioso perché penso di avere trasmesso a molti questo spirito. C'è un tempo per ogni cosa, c'è anche per ciascun cittadino un tempo per impegnarsi per la propria città.
non esistono solo i propri interessi, c'è un momento in cui dobbiamo dare alla nostra città ed è anche nell'interesse nostro e nell'interesse dei nostri figli, quindi è importante che ci sia questo spirito. E io non voglio, come dire, forse apparirà superflua questa espressione, ma a me pare che questa lista abbia, rispetto a tutti gli altri e a tutte le altre liste, questo grandissimo valore aggiunto, la voglia di fare, di lavorare per questa città, senza indigimenti, con molta chiarezza e con molta sincerità. E per me è importante diventare consigliere provinciale per il valore aggiunto che posso dare alla lista e per il valore aggiunto che posso dare alla città, ma per me è ancora più importante che questa lista, che Carlo diventi sindaco e che questa lista abbia un grosso successo elettorale, per una semplice ragione, perché io amo questa città e voglio e pretendo per questa città il meglio che può offrire, e secondo me è rappresentato da Carlo e da questa lista. Grazie. Ringraziamo il sindaco uscente, l'avvocato Domenico Nigro, per il suo intervento e per le parole di apprezzamento verso il candidato sindaco Carlo Scibetta e verso tutti noi, la lista che questa sera siamo qua. Una lista, giusto per ricollegarmi, fatta da persone, da varie professioni, però dico una lista che ha inteso in tutti noi di fare politica, politica nel vero senso, di fare servizio per la nostra città. Grazie Domenico. Voglio aprire 30 secondi una parentesi. La parentesi che voglio aprire è 10 anni di vita in ognuno di noi non sono un lasso di tempo così marginale, sono anche emozionato. 10 anni sono tanti, 10 anni sono tanti. 10 anni è iniziato con questa tua, chiamiamola, attività amministrativa, che hai portato sempre con garbo, con stile, con correttezza, con trasparenza e soprattutto con l'onestà che ti ha sempre contraddistinto. Questo applauso è un grazie. Ed ora lascio la parola al candidato sindaco dottore Carlo Scibetta. Da tutti, io mi sento particolarmente onorato sia delle parole che ha detto il sindaco sia soprattutto della vostra presenza così numerosa, questa sera qui alla Società Operaia. Prima di passare un pochino a illustrare quello che è il programma di questa lista, desidero ringraziare, e mi associo in questo quindi a quello che ha detto Antonio, il presidente e il direttivo di questa società operaia per aver messo a disposizione i locali. Desidero ringraziare Domenico Nigro per la fiducia che mi ha dato in questi 10 anni e che finora continua a darmi. Desidero ringraziare Domenico Nigro perché mi ha consentito di svolgere con tranquillità il lavoro di amministratore, prima come assessore e poi come vice sindaco. Desidero ringraziarlo perché mi ha sostenuto e mi ha incoraggiato anche nei momenti di difficoltà. È ovvio, il ringraziamento va a lui, ma va anche a tutti coloro, in qualità di consiglieri, in qualità di assessori, che hanno lavorato insieme a me nell'amministrazione Nigro, sia a partire dal 98, quindi sia nel primo che nel secondo mandato amministrativo che Domenico ha ricevuto. Un ringraziamento lo voglio fare anche a quelli che mi hanno aiutato a comporre questa lista. Io ho sperimentato nelle scorse settimane le difficoltà di fare una lista e quindi un ringraziamento va a tutte queste persone che mi hanno suggerito, mi hanno consigliato, mi hanno indirizzato. E per questo li voglio ringraziare, perché fare una lista non è una cosa estremamente semplice, così come preparare una campagna elettorale non è cosa sicuramente semplice.
Un ringraziamento infine lo faccio a tutti quelli che in maniera libera, spontanea, sono venuti a dirmi: siamo con te, siamo con la lista, noi per Palazzolo. Quindi a tutti quelli che simpatizzano, a tutti quelli che spontaneamente appoggiano questa lista. E un ringraziamento di cuore, perché effettivamente è una manifestazione di affetto, sono delle manifestazioni di affetto che veramente non mi aspettavo e di cui effettivamente sono particolarmente contento. È ovvio che un ringraziamento va poi ai candidati alla carica di consigliere, per aver creduto in me e per aver accettato di inserirsi nell'ambito di questa lista. Noi per Palazzolo è la lista che mi ha presentato come candidato a sindaco, la voglio mettere in questo modo. È una lista fatta in buona parte di giovani, di cui alcuni tra l'altro hanno la prima esperienza amministrativa. E per me questi giovani rappresentano l'entusiasmo, la novità della lista. Rappresentano l'innovazione, le idee innovative, cose che servono a questo paese. Ma al contempo, accanto ai giovani, ci sono i meno giovani. Io ringrazio particolarmente per aver accettato di inserirsi nella lista e che per me rappresentano, ma per questa città e per la nostra lista, rappresentano l'esperienza, la sapienza e la saggezza. Tutti hanno condiviso, e questo è un altro motivo di soddisfazione, il programma. Perché il programma che questa sera tutti vedete è un programma non del candidato al sindaco. Il programma che vedete è il programma di questa lista. Ognuno di loro ha partecipato nella redazione, ognuno di loro ha contribuito a fornire idee, ognuno di loro ha condiviso le idee degli altri. Quindi il programma è la cosa che ci unisce di questa lista. E la voglia di realizzare le cose inserite nel programma devono essere in qualche modo le cose che ci continueranno a unire anche dopo, se gli elettori ci daranno il consenso. Questo è un fatto estremamente importante. Ovviamente non entrerò e non illustrerò tutto il programma, perché come avete visto è un programma abbastanza lungo. Alcune cose però mi sento di dire di questo programma. È un programma che prevede degli obiettivi realizzabili a breve e a medio termine. Alcuni di questi obiettivi ma probabilmente non riusciremo a concretizzarli, ma quantomeno speriamo di renderli, trasformarli in progettualità, progettualità che possa arricchire il parco dei progetti di questa nostra municipalità. È un programma che guarda in qualche modo a quelle che sono le esigenze delle persone e quindi mira a migliorare la qualità della vita delle persone. E mira a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso il potenziamento di alcuni servizi, ma nel contempo attraverso l'attivazione di nuovi servizi. Voglio citarne alcuni, giusto così, per dare delle indicazioni. Come ha detto Domenico Nigro, mi sono occupato per 10 anni di problematica ambientale, ritengo che in qualche modo il sistema della raccolta dei rifiuti va rivisto e potenziato, soprattutto per quanto concerne, per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Ma per poterlo rivedere e potenziare abbiamo necessità di creare le infrastrutture. Ebbene, potenziamento della raccolta differenziata, potenziamento ed estensione del servizio di trasporto urbano alle zone periferiche del paese, attivazione di servizi di assistenza ai malati terminali, progetti individuali per persone con disabilità, informatizzazione parziale o comunque progressiva dei servizi del comune. Sono queste le cose che abbiamo inserito nell'ambito del programma. Ne potrei citare degli altri, ma queste sono delle indicazioni, dei flash che sto dando sul programma. E il programma non è soltanto servizi e quindi in qualche modo qualcosa che può migliorare la qualità della vita delle persone, ma è anche opere, sono iniziative, anche queste distinte in opere realizzabili a breve termine e in opere realizzabili a medio termine.
però le opere realizzabili a medio termine, che sono tra l'altro già finanziate, ne voglio citare alcune per l'importanza che riveste per questa municipalità. Il centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti. Senza questo centro non possiamo riorganizzare l'intero stabilimento. Nel medio termine la realizzazione di una nuova discarica per poter contenere quelli che sono i costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ma c'è anche un discorso legato al completamento e all'ampliamento dell'area artigianale per consentire alle unità produttive di potersi espandere a quelle che già sono insediate nell'area artigianale di Contrada Mugnarello. C'è anche un ragionamento legato all'ampliamento dell'area artigianale per dare la possibilità alle imprese artigianali, alle ditte artigianali che si trovano all'interno del centro abitato di potersi spostare in un'area che consente di costituire unità produttive competitive che possono stare sul mercato. Quindi iniziative realizzabili che noi contiamo di andare a appaltare entro l'anno, ovviamente se ci saremo noi, se gli elettori ci daranno il consenso, ma anche progettualità di medio termine. Progettualità di medio termine, come ad esempio, che ne abbiamo già parlato in diverse occasioni, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, un nuovo edificio, e questo già lo diciamo da tempo, per il liceo in cui poter riunire i quattro indirizzi liceali. Sono delle cose che in qualche modo li possiamo fare, è ovvio che non li possiamo fare soltanto come municipalità, soltanto come comune. È necessario l'appoggio della provincia e qui da subito vi dico che è importante avere un punto di riferimento alla provincia e secondo me Domenico Nicolo è la persona più qualificata per poterci rappresentare da questo punto di vista in provincia. Parlo poi del Tricomacello. Il Tricomacello non è soltanto un'opera da andare a realizzare giusto per spendere dei soldi nel territorio. Il Tricomacello è un'opera già finanziata che in qualche modo ci consentirebbe di chiudere un concetto di filiera nell'ambito del nostro territorio comunale. Altrimenti qualità, certificazione delle carni sono concetti richiesti dal mercato ma che non potremmo mai realizzare perché non avendo un'unità di macellazione e di conservazione delle carni nell'ambito del territorio tutto diventa più difficile e tutto diventa più complicato. Sono queste alcune delle cose. Mi viene in mente che necessariamente l'amministrazione comunale che verrà deve attenzionare il ripristino della rete stradale, come noi tutti sappiamo, compromessa dai lavori di metanizzazione, ma anche di tutte le reti che abbiamo governato in questi anni, Fognatura, rete idrica e così via. Ma non pensate che è così semplice, che se ci fossero state le risorse l'avremmo già fatto. Bisogna programmarle e farle tenendo conto di quelle che sono le priorità per alcune arterie principali all'interno del centro abitato. E quando il sindaco parla di viabilità esterna, tutti ci rendiamo conto che non è necessario intervenire solo sulla rete stradale del centro abitato, è necessario ai fini della competitività del sistema Palazzolo intervenire sulla viabilità esterna. Io penso alla strada comunale di Timponazzo, che è una strada comunale, penso alla circonvallazione nord, al tratto che va dalla corte di Eolo fino all'imbocco della strada statale. Cioè questi due tratti di strada ci consentirebbero di mettere in sicurezza un anello che in qualche modo rappresenterebbe quella che è la nostra circonvallazione e che ne smaltisce e che raccoglie gran parte del traffico della zona montana, da e per la zona montana. Così come penso a un discorso di messa in sicurezza della strada che va da Palazzola a Gerratana, un asse viario estremamente importante per poter accrescere quelli che sono gli scambi commerciali e turistici con il Ragusano. Con il Ragusano, che noi in qualche modo in linea d'aria siamo più vicini a Ragusa che a Siracusa e che per noi diventa un punto di riferimento estremamente importante. Sono delle cose che non possiamo fare soltanto come municipalità. È necessario che ci sia il punto di riferimento alla provincia, così come è necessario
che in qualche modo si vanno a attivare quelle fonti di finanziamento messe a disposizione della programmazione 2007-2013. Ebbene, con queste brevi considerazioni io vi chiedo il consenso come candidato al sindaco, vi chiedo il consenso per la lista Noi per Palazzolo, vi chiedo il consenso per l'avvocato Domenico Nigro al Consiglio provinciale. Una cosa soltanto volevo dire. Noi abbiamo dato il nome a questa lista di Noi per Palazzolo. Io personalmente ho voluto aggiungere lo slogan al servizio della città. L'ho voluto aggiungere perché ho inteso fino a questo momento la politica come servizio. Voglio continuare a intenderla se voi mi darete il consenso. È ovvio che è un invito che faccio anche ai consiglieri di intendere la politica come servizio per la collettività. Grazie. Ringraziamo Carlo Scipetta per l'intervento ed ora passiamo alla, chiamiamo, la presentazione, declamazione dei candidati al Consiglio Comunale della lista civica Noi per Palazzolo. Allora, Lucello Lucio, dipendente ERA. Cannata Piero, bancario. Corridore Bruno, dirigente scolare. Ferra Alessandra, l'unica donna. Doppio applauso. Doppio applauso. Poi c'è Ugale Pippo. Iovolano Salvatore, dottore biologo. Un applauso. Manda i suoi saluti, però è impegnato con la figliola in una gara importante per la figliola e non voleva perdere anche questa, giustamente stare vicino alla propria famiglia in questa serata. Si scusa e vi manda tutti a salutare e un augurio per questa serata. Allora, Lombardo Giuseppe. Messina Franco, medico. Illuzzonello, medico. Monaco Bruno, ingegnere. Monaco Paolo, dottore in agraria. Luciano Salonia, autista. Paolo Santo, avvocato. Il sottoscritto Antonio Sicola, sindacalista. E Nicola Zoppo, dottore. Io ho dimenticato nella fretta e nell'ansia di dimenticare due cose importanti che voglio dire. Ho ringraziato tutti gli assessori, consiglieri eccetera eccetera, ma ho l'obbligo di ringraziare Antonietta in modo particolare perché abbiamo condiviso 5 anni. E poi per un fatto personale, io non so nemmeno se sia presente, io devo ringraziare Salvatore Caligiore, non lo so se è presente. Per simpatia personale, io sono molto legato a Salvatore che è una specie di papà in questa famiglia allargata che siete per noi, per me tutti i consiglieri e tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi ti ringrazio e sono molto onorato della tua amicizia. Scusate, prima di andare avanti pure io volevo aggiungere una cosa. Nel mio discorso non ho citato per dire il turismo,
però se andate a guardare un pochino il programma, noi riserviamo largo spazio al turismo perché crediamo che deve diventare, infatti già lo è, il settore portante della nostra economia. Senza settore di fuori, senza settore di fuori. Non abbiamo bisogno, ma forse dall'altra parte si crede che non c'è nessuno che possa fare nulla, ma mentre Antonietta mi insegni che a Palazzolo a Padre Natale ha diversi uomini di cultura, loro credono che a Palazzolo non c'è nessuno in casa, noi siamo un'altra persona. Allora, dopo che abbiamo fatto la declamazione di tutta la lista, lascio, che mi ha chiesto di parlare, lascio la parola a Pippo Fugale per un intervento. Intanto buonasera a tutti e grazie per mi ascoltate anticipatamente. Io ho voluto fare questo mio piccolo intervento e qualcuno mi ha detto brevissimo perché la gente già è seccata e allora io sto restringendo mentalmente tutto quello che devo dire. Sul programma ha parlato molto bene e precisamente il nostro candidato ha spinto me. E quindi io mi soffermerò soltanto su due punti fondamentali che lui ora ha appena accennato, togliendomi un po' la sorpresa. Io sono convinto, fermamente convinto, tra parentesi di dire eccetera, rimproverando la politica, lamentandoci a destra e a sinistra, mentre qualcuno così disse, se ti lamenti tanto, perché non vai a lamentarti là se ci riesci? Questo è stato la spinta che mi ha dato. Chiedere al candidato Spindola di essere inserito nella sua lista, di cui io sono felicissimo, di cui io condivido perfettamente e in pieno tutto il programma. Io volevo accennare al discorso del turismo, ma lo accennerò subito dopo. Prima mi preme individuare un problema fondamentale, e che è quello del cittadino. Io, se ci andrò, o i miei amici che sono anche loro degni di andarci, la prima cosa che metterò al centro dell'attività politica amministrativa di questo comune è il cittadino. Il cittadino è colui il quale noi dobbiamo tutto, o loro hanno tutto, perché io non ho nessuna esperienza, purtroppo parlo dopo che hanno parlato due grandi esperti di politica, da 10 anni fanno politica, io da 10 minuti, quindi è tutta un'altra cosa, un altro modo di vedere le cose. Il cittadino deve essere ascoltato, dobbiamo finire il fatto che il cittadino va al palazzo per andarsi a lamentare se questa buca manca questa, e deve essere anticipato, e il consigliere e maggior ragione la giunta, i vari assessori che si devono interessare dei problemi dei cittadini. Non dobbiamo essere come si fa ora dappertutto, che ci conosciamo tutti, ci salutiamo tutti per avere il voto e poi quando finisce tutto non ci conosciamo per niente, anzi se qualcuno ci domanda qualche cosa facciamo orecchi da mercante. Questo è sbagliato e con questo siamo stati d'accordo con il candidato Silvio Carlo Scipetta, che è l'esempio lampante dell'amministratore in mezzo alla gente. Io devo essere sincero, ma come lui non ho mai visto un amministratore insieme alla gente, mai. In 10 anni di attività, 10 anni di presenza in mezzo alla gente. Questo mi prendeva a dire. L'altro problema, io vengo da un'azienda privata, quindi come tale il nostro problema qual è? Il lavoro, che nel programma è stato inserito come l'artigianato, quindi vari sbocchi che ci sono. Io però vado ancora al cuore dell'argomento, che è quello che la nuova amministrazione, il nuovo consiglio comunale, si dovrà interessare proprio di creare il lavoro. Io voglio fare un esempio solamente che può essere il centro storico, questo benedetto recupero del centro storico di cui abbiamo parlato da tanto tempo. Un progetto che io ho visto nel Rio Grande del Basso che non mi convince ad essere sincero. Ci vuole un progetto di recupero del centro storico in cui si permetta al cittadino di costruire, e non si permetta. Vengo brevemente a specificare il problema, qual è? Il problema è questo, se io dico al cittadino che può costruire nel centro storico, rispettando le leggi ovviamente, adeguandosi alla volumetria di altre case accanto, perché non avrebbe senso che accanto a me c'è un palazzo di 2 piani e io devo fare uno di 1,70 m, mi sembra una cosa assurda, e non solo. Ma per invogliare la gente che si sta parpagliando all'intorno della nostra cittadina con uno svuotamento totale del centro storico, io
chiederei poi all'amministrazione futura di dare, di concedere la concessione edilizia del recupero di questo centro storico a costo zero. Questo è l'incentivo che potremmo dare noi a questi, perché se voi fate una passeggiata lì all'orologio, quartiere per loro, ci sono delle case completamente con i tetti sfondati, con danneggiamento anche delle case accanto, perché potete ben conoscere che l'infiltrazione dell'acqua ovviamente provoca danni anche alle case circostanti. Questo è succintamente quello che volevo dire in parte, perché dobbiamo dare ai nostri artigiani che soffrono continuamente, giornalmente, la penuria di lavoro, devono pagare le tasse, devono vivere con una quotidianità difficile, dobbiamo dare sbocco. Il secondo sbocco lo dobbiamo dare ai nostri giovani. Non dobbiamo svuotare la nostra cittadina dai giovani. In altri paesi, un po' più piccoli del nostro, sta succedendo questo. Un esodo forzato ovviamente verso altre regioni, il che ci veramente mortifica finalmente. Se noi riusciamo, con l'accenno del turismo, che ha detto il nostro candidato a sindaco, a svilupparlo, facendo anche delle battaglie del suo buono, perché qua è, da un'indagine che ho fatto, quello che ci restringe è la sovrintendenza bene culturale, che ci mette un bastone fra le ruote, perché il nostro paese non deve progredire. Lo dobbiamo dire sinceramente a tutti, non è una questione che ci sono queste, è una questione prettamente loro, che il Palazzolo dal punto di vista turistico non deve progredire. E noi assistiamo e andiamo al Teatro Greco pieno di sterbaglie, e loro si scusano, non c'è mano d'opera, non c'è questo, non c'è quell'altro. Affidiamolo al comune, affidiamo ai giovani nostri che troveranno un piccolo lavoro, la cittadina prenderà più tempo e sarà ancora più degna. Un'ultima cosa, perché vedo che la gente è già stanca, un'ultima cosa voglio dire questo: chiunque andrà là, si sta instaurando un clima nuovo anche a livello nazionale, finora si scusano, non c'è mano d'opera, non c'è questo, non c'è quell'altro. Affidiamolo al comune, affidiamo ai giovani nostri che troveranno un piccolo lavoro, la cittadina prenderà più tempo e sarà ancora più degna. Un'ultima cosa, perché vedo che la gente è già stanca, un'ultima cosa voglio dire questo: chiunque andrà là, si sta instaurando un clima nuovo anche a livello nazionale, di un dialogo tra le varie parti, la vincente e l'opposizione, chi governa e l'opposizione. Io penso che quando si arriverà là, speriamo vincenti, questa è la nostra cosa, ci sia un dialogo per bene del cittadino, e non per egoismo di parte o perché per partito preso, come si suol dire, con loro non parlo. Questo è un augurio per il bene del nostro paese, perché ha bisogno tanto per i giovani che si sviluppi un impegno per il lavoro, per cercare di trattenere una buona parte di loro nel nostro paese. Sarebbe veramente deplorevole mandarle, desolante andare a vedere che noi diventiamo sempre più vecchi e non guardiamo in faccia nessuno dei giovani. Grazie. Me ne vogliono gli assessori designati, ma l'emozione mi ha giocato, mi ha fatto dimenticare anche di presentare gli assessori designati. E allora sono Corradino Fabrizio, insegnante vicario Lucio Imberlan, e l'ingegnere Rodolfo Guglielmini. E ora passo la parola alla dottoressa Ferla Lestanza. Voglio solamente dire due parole, sarà molto breve. Sono contenta di trovarmi qui dopo 5 anni con una consapevolezza maggiore e una maggiore maturità. L'emozione vi assicuro è sempre uguale. Sono felice di essere qui in questa lista noi per Palazzolo. Credo che non potevamo avere candidato al sindaco migliore di Carlo Scipetta. Un uomo dalle mille risorse, tante capacità, grandi competenze e soprattutto sempre, sempre disponibile e molto utile. Poi sono felice perché la nostra lista quest'anno, accanto a Nero Giovani, non me ne vogliono, ha accolto tantissimi giovani, Lucio, Giuseppe, Paolo, Bruno, non mi sono dimenticata nessuno, io. Io credo che Palazzolo abbia bisogno di molti giovani e nel Consiglio Comunale.
Il Luca Ho. Meno giovani. Credo che sia la sola che ha bisogno di giovani al Consiglio Comunale che hanno tanta voglia di fare per questo paese. E credo che si possano servire dell'esperienza e soprattutto della correttezza delle persone più grandi. Sono anche convinta che Parazzolo abbia bisogno di donne al Consiglio Comunale. Sono l'unica e sono orgogliosa di rappresentare quella parte di popolazione che purtroppo molto spesso è messa da parte o cioè esclude dalla vita politica amministrativa del paese. Ricordo ancora 5 anni fa quando il nostro sindaco Domenico Nigro mi disse: dai, presentati, perché non ricordo mai questa frase, perché un paese dove le donne non sono parte attiva della politica è una democrazia imperfetta. Penso che Parazzolo sia ancora una democrazia imperfetta, però penso che si possa fare tanto, o almeno provarci. È stato istituito negli anni in corso un ufficio per le varie opportunità, Carlo e il gruppo ha pensato di dare nuovo slancio a questo ufficio, di fare in modo che si occupi di qualcosa che va al di là di quelle che possono essere le problematiche delle donne, quindi occuparsi dell'imprenditoria femminile, della politica, perché no, di eventi culturali con il futuro assessore alla cultura. Sono felice, ripeto, di trovarmi qui, non voglio dilungarmi altro, però permettetemi solo di ringraziare il nostro sindaco Domenico Nigro per tutto quello che ha fatto per Palazzolo, per il gruppo che ha formato, che secondo me è davvero fantastico, e poi voglio ringraziarlo per tutto quello che ci ha insegnato. Mi dice sempre, la politica non è altro che un esercizio etico, non è altro che un impegno sociale, è un atto gratuito che ripete sempre al servizio dei cittadini e non usiamolo quindi come strumento per soddisfare esigenze personali. La nostra lista si chiama Noi per Parazzolo, noi siamo e saremo per Parazzolo, per 15 e 16 giugno Parazzolo sarà. Lasciamo la parola al candidato Lombardo. Premetto che io non sono un oratore assolutamente, sono molto breve. Questa sera ho ritenuto doveroso però far sentire anche la mia voce, esprimendo gratitudine verso Carlo Scibetta che mi ha chiesto di candidarmi con questa lista. E al contempo sono molto fiero di essere entrato a far parte di questo bellissimo gruppo. Non ho esperienza politica diretta, però nel mio piccolo mi sforzo, e chi mi conosce lo sa, di operare con coscienza e responsabilità. Ed è con lo stesso senso di responsabilità e soprattutto con profonda onestà che mi rivolgo a voi, ringraziando anticipatamente coloro che mi daranno il loro consenso e chiedo la fiducia al candidato sindaco dottor Carlo Scibetta. Al sindaco uscente, candidato alla provincia, avvocato Domenico Nigro. Ai grandi amici di tutti, e sempre, e voglio sottolineare la parola sempre, perché molti sono molto vicini solamente nel momento della tornata elettorale. In questi anni abbiamo avuto prova della loro abilità politica e soprattutto umana, distinguendosi per serietà ed onestà intellettuale. Tutti noi siamo d'accordo nel ritenere necessario un miglioramento per il nostro paese, ma più tempo passa e più sono convinto che il vero riscatto economico e sociale di Palazzolo cominci proprio dalle leggi dei uomini meritevoli che vivono la politica al servizio dei cittadini. Dunque, amici, diamo la nostra fiducia a Carlo, a Domenico e alla lista Noi del Palazzolo. Ringraziamo Vito Lombardo per il suo intervento e lasciamo la parola al dottore Franco Meschini. Sarò breve, Antonietta. Io devo dire che sono stato felice in questi 10 anni di lavorare a Palazzolo, perché è una cittadina geometrica, olimpica, greca, e questo grazie a Domenico Nigro. Collaboratore di Domenico è stato sempre Carlo Scibetta, silenzioso, puntuale,
umile, ma sempre presente, sempre efficiente. Sono felice di collaborare con lui, perché è persona che ha un progetto politico così come Domenico lo ha avuto e continua con lui, progetto di un futuro armonioso e serio. Perché io invece ho tanti giovani? Perché ho un messaggio che devo dare a tutti, che è quello di continuare nella vita fino all'ultimo a migliorarsi, a perfezionarsi, quello di avere sempre rispetto del proprio corpo e della propria mente, quello di affrontare la vita con severità ma anche con un pizzico di follia, con un pizzico di ironia. Il progetto che io vedo per questa nostra lista, Carlo, è quello di far passare la nostra società, da società di massa a società competente, cioè attenta, cioè informata, cioè che ama gli studi, che ama le buone letture, che faccia, come posso dire, faccia arricchire il capitale sociale del nostro paese, cioè la ricchezza di incontri, di conoscenze tra di noi, di rapporti tra di noi, e contemporaneamente tenga in mente quello che è il concetto della porta stretta, cioè che ogni cosa si fa con un sacrificio, con grandissimo sforzo, con un grandissimo sudore, perché solamente così si può vivere una vita piena, completa, in qualche modo felice. Del dottore Messina abbiamo chiuso l'intervento, abbiamo chiuso questa piccola, chiamiamo piccola presentazione, e possiamo lasciarci con un invito per tutti noi, a partire da noi candidati, da voi che ci state seguendo, un invito ad andare a tutti gli amici, conoscenti, parenti e a votare la lista Noi per Palazzolo, il candidato sindaco Carlo Scibetta e per la provincia Domenico Nicola.